Sempre da Roma il nostro Davide Giacalone, prontissimo per la rassegna stampa. Buongiorno Davide. Buongiorno, bentrovati. Davide, ci permetti di darci ancora del tu, insomma di darti del tu? Ma insomma, fino a un certo punto, senza allargarti, perché non diventi un'abitudine, fai pure. Per stavolta. Va bene, dai, cominciamo dal Corriere della Sera. Il titolo d'apertura: richiamo del Colle sull'Ilva. Mattarella vede Conte. Uscire dalle crisi aziendali. Se il governo cade, si vota. Allora, questa cosa va chiarita subito. C'è un titolo che fa la verità, per esempio. Ecco il contratto Conte ha torto, in cui, diciamo, un contratto alla mano tra la gestione commissariale, il governo e ArcelorMittal, c'è scritto chiaro che se cambia la legislazione in materia il contratto non è più valido. Ma questo lo sanno, adesso al di là di quello che c'è scritto nel contratto, questo lo sanno non i professori di diritto, ma lo sanno gli studenti all'inizio del diritto. Se io mi obbligo contrattualmente a fare qualche cosa in cambio di una remunerazione e nel corso dell'esecuzione del contratto cambiano le regole di mercato, cioè dovevo vendere zucchine, cioè improvvisamente si dice le zucchine sono fuori legge, oppure bisogna portarle a una, oppure bisogna trattarle in un determinato, cioè cambiano le condizioni. È evidente che questo supera ciò che è stato contrattualizzato, perché è cambiato il costo o è addirittura diventato proibito e così via. Ripeto, ma queste sono cose elementari per chi studia il diritto. Il governo ci ha messo, il governo prima, che è il governo Conte 1, Movimento 5 Stelle e Lega, ci hanno messo i piedi nella trappola tutte e due, perché hanno cancellato un pezzo della legislazione che c'era. Il governo Conte 2 ha provato a rimediare, ma poi la sua maggioranza, e quindi Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, LeU e Italia Viva, lo hanno ribocciato, quindi hanno ricambiato nel senso del Conte 1, cioè una coerenza davvero encomiabile, e quindi adesso si trova a questa condizione terribile. La cosa che potrebbero fare, per esempio, intanto per fermare l'emorragia di credibilità, facciano un decreto legge e ristabiliscano le condizioni in cui si era esattamente nel momento in cui è stato firmato il contratto. Leggo sui giornali, per esempio sulla Stampa, un'intervista a Speranza, ma c'era già in qualche modo il ministro Speranza di LeU, c'era in qualche modo già ieri nelle parole di Patuanelli: l'ex Ilva si può nazionalizzare, cioè se ne vanno questi qui, noi la nazionalizziamo, così ne facciamo un'altra l'Italia e viva così. Allora, l'Ilva esiste perché fa acciaio, l'acciaio deve essere di qualità, deve essere nella quantità giusta. Nel mondo attualmente si produce troppo acciaio, ma noi italiani ne consumiamo più di quello che si produce in Italia, perché grazie al cielo ci avremo anche un sistema industriale da mandare avanti. Quindi se anziché comprarlo fuori lo compriamo da chi lo produce dentro, e teniamo ricchezza dentro i confini nazionali, però bisogna che sia di qualità, che sia nella quantità necessaria e che abbia un prezzo competitivo, che non sia sovvenzionato da parte del contribuente, perché se no qui mettiamo tutto sempre in conto al contribuente. Se devi mettere tutto in conto al contribuente, considerato che ci sono dei problemi ambientali, chiudi l'IVA, chiudi completamente, ci fai, come diceva Grillo, il parco giochi e agli operai dell'IVA gli diamo il reddito di cittadinanza futura, glielo allarghiamo un po', diamo già 900.000 persone ricevono questi soldi che sono buttati dalla finestra, e ce ne metteremo altri 10.700. Ma se l'Ilva deve essere salvata, come si dice, deve far funzionare per fare acciaio e per servire al sistema industriale, molti di quelli che sono al governo ho l'impressione che si siano formati col gioco il piccolo governante, il piccolo ministro. Queste cose vanno calate nella realtà, cioè questo acciaio deve esserci e deve avere quelle caratteristiche, se no fai l'Alitalia d'acciaio e i contribuenti italiani per i prossimi decenni pagheranno acciaio che magari non serve più nemmeno alla produzione industriale. Dalla Repubblica alla scorta siamo noi, le minacce a Liliana Segre, un argomento che tratteremo più tardi. Ci concentriamo su questa notizia: caos a seggiolini, nei negozi non si trovano, le norme cambiate, la troviamo anche sul Messaggero. Caos sui seggiolini, parliamo dei seggiolini auto per i bambini con i sensori, il ministro frena a rinviare le multe. Davide, che succede? Succede che si procede sempre in qualche modo, diciamo, in maniera. Qualche giornale dice: ma bisognava avere più tempo per prepararsi. No, tempo ce n'è stato tantissimo, perché non solo la legge è stata fatta, ma come è stato criticato, noi stessi ce ne siamo occupati, mancavano i decreti attuativi, mancavano le norme attuative.
Quindi lo sapevano tutti che c'era questa roba. Il problema è che non basta saperlo, bisogna anche darsi da fare. Il seggiolino in macchina particolare con i sensori, che è obbligatorio per tutti, talché è una tassa su tutte le famiglie che hanno bambini, in omaggio a qualche, che non è neanche, diciamo così, disattento, è proprio pazzo, che ha lasciato in macchina il bambino. I bambini non vanno incontro a pericoli di vita solo in macchina se hanno genitori che si dimenticano della loro esistenza, però mo c'è quella cosa della macchina, quindi bisogna pagare la tassa. Una volta che stabilisci che questa cosa va fatta in questi termini, prima di emanare i decreti attuativi e quindi far scattare le multe, avrai la cortesia di sincerarti che esistano i seggiolini, che possano essere venduti. Magari controlli anche se qualcuno li fa dalle nostre parti, perché se no i 30 euro che di contributo che si dà, lo Stato dà 30 euro. No, lo Stato. Sono i contribuenti onesti che pagano le tasse, che adesso tirano fuori 30 euro a seggiolino, che se viene fatto da un'altra parte nel mondo è un bel contributo allo sviluppo e alla crescita del prodotto interno lordo di quel paese lì a spese del contribuente. Ma che bellezza! Ma noi ormai abbiamo la mentalità dei ricchi meridionali, dei ricchi baroni meridionali, che se ne frega, basta guardare il centesimo, spendiamo pure questo. Poi si scopre che i seggiolini non ci sono. Fare le leggi non è fare una conferenza stampa, possibilmente con l'animo buono di chi fa finalmente una legge giusta che si aspetta da anni. Ma bisognerebbe anche, sai, preoccuparsi che questa legge abbia le gambe. Ecco, in questo caso più che le gambe gli mancano le chiappe, perché nel senso che non c'è il seggiolino. Davide, Liliana Segre, ieri l'inizio, insomma, di una vita sotto scorta, una pagina vergognosa per l'Italia, lo leggiamo nelle pagine interne, con richiamo in prima pagina sulla stampa, la svolta dopo almeno 200 minacce ricevute ogni giorno. Salvini dice: anche io le ricevo. Ma non è la stessa cosa. Ma non è la stessa cosa, stia attento. Allora, c'è un problema nella destra italiana. Perché c'è un problema nella destra italiana e non dalle altre parti? Perché gli altri hanno votato la legge, la commissione voluta dalla senatrice Segre. Il problema è quelli che non l'hanno votata. E lo dico con grande franchezza: se fossi stato parlamentare, rischio che non si corre, probabilmente non l'avrei votata. Io non l'avrei votata, è una commissione che non mi convince, è confusa, non si capisce a che serve. E sinceramente forse non l'avrei votata. Però poi dopo, quando c'è stato l'applauso in piedi, come si dice in inglese, la standing ovation per la senatrice Segre, non solo mi sarei alzato e avrei applaudito, ma sarei rimasto in piedi ad applaudire mentre gli altri se ne andavano, perché l'applauso che deve la signora Segre, la senatrice Segre, è una cosa sconfinata, perché fa parte della nostra storia. Loro invece, la destra italiana, Fratelli d'Italia, la Lega e Forza Italia, sono rimasti seduti inerti di fronte a tutto questo, e quindi c'è un problema lì. Oggi Salvini dice: anch'io ho ricevuto degli insulti, delle minacce, però chiede l'incontro alla senatrice Segre, che ha già detto che la incontra volentieri. Meloni è molto più chiara e, devo dire, apprezzabile, dice no a ogni forma di antisemitismo. La applaudiremo, naturalmente questo non significa che bisogna essere d'accordo con tutti, ci mancherebbe altro. Però il punto è che non basta dire no all'antisemitismo, bisogna ricordare che l'antisemitismo è una delle pagine vergognose, ignobili e disonoranti della nostra recente storia nazionale. E pertanto chiunque si metta su quella strada, chiunque insulti la senatrice Segre, è un disonoratore dell'Italia e degli italiani. Ecco, lo dicano con questi termini, così ci capiamo meglio. Sì, un'interessante riflessione sulla prima pagina del Il Resto del Carlino. Tassare la plastica o gli incivili? Davide. La seconda che hai detto, come diceva un vecchio protagonista degli sketch televisivi, è evidente. La plastica è diventata il nemico. A parte che è una delle più grandi innovazioni che si deve al genio italiano, si chiama Natta, il sintetizzatore, ed è qui, diciamo così, ha migliorato molto la qualità della vita e anche del mondo. Poi il problema si pone naturalmente per la quantità enorme di plastiche che vengono buttate in mare, che vengono smaltite male, e quindi non c'è alcun dubbio che su quel settore occorre intervenire.
Ma non è che smaltire il vetro sia particolarmente più semplice o che se lo butti in giro crea particolarmente meno danno. Quindi bisogna usare l'intelligenza e soprattutto non affrontare i problemi ogni volta. Se parlo di plastica mi occupo solo di plastica, non parlo degli imballaggi, dei trasporti, dell'igiene, per esempio per le cose che si utilizzano una volta sola e così via. Parlo solo di plastica oggi, poi domani mi occuperò del riciclaggio della spazzatura e il terzo giorno mi occuperò dell'industria. No, il problema è sempre uno solo e va affrontato con intelligenza, quindi tassare la plastica o gli incivili, la seconda che hai detto. La prima pagina della Gazzetta dello Sport, il parallelo, la Juve e la coperta lunga, così è sempre più forte, l'Inter invece è la coperta corta, così si fionda sul mercato per soddisfare il tecnico. Poi il titolo a tutta pagina, si accontenta, punto di domanda. Ringraziamo Davide Giacalone per la rassegna stampa. Davide, ti ritroveremo domani mattina puntuale alle 7:10 su RTL 102.5. Grazie a voi e buona radio a tutti.